parliamo un pochino di un esperimento che abbiamo fatto. E io sono Giovanni Lero, sono tecnico da Delinqui e noi nella nostra sede abbiamo il piacere di ospitare Chatbot Meetup, quindi naturalmente a un certo punto, visto che abbiamo praticato su Chatbot, ci è venuta volendo fare. Quindi abbiamo deciso di cercare di risolvere il nostro piccolo problemino aziendale con i chatbot e in particolare anche con l'NLP, perché ci prendeva di fatto, non provare di meno. Quindi il problema che abbiamo scelto di risolvere era molto semplice, ossia un periodo in cui abbiamo preso due o tre monostruti e che stavano tempestando un milione di domande alla cassa dell'amministrazione su questioni abbastanza triviali dell'amministrazione, tipo come prendo i permessi, come faccio a chiedere ferie, qual è il lavoro, ho fatto una straordinaria, posso essere pagato oppure no, ovviamente sì, non facciamo straordinaria. Quindi ho detto, ma perché non proviamo a costruire un bot che risolva questo problema? E l'abbiamo fatto, visto che ci eravamo divertiti, abbiamo detto, ma perché non facciamo così più? Non possiamo fare in modo che possiamo anche chiedere a questo bot di andare in ferie. E abbiamo provato anche questo, adesso vediamo il risultato, quello che è venuto. Probabilmente è una cosa abbastanza ingenua, però ci siamo divertiti e abbiamo visto un pochino quali sono le problematiche che si incontrano a fare un piccolo bot di questo tipo. E quello che abbiamo scelto sono Ubot, che è un framework per la creazione di chatbot. With AI, che è un motore NLP as a service, e Google API, fondamentalmente perché già tutta la nostra amministrazione è un'altra business e quindi ci troviamo molto comodi. Quindi perché abbiamo scelto Google e cosa fa? Diciamo che innanzitutto dopo vedremo anche il codice, quindi perché è tutto questo. Innanzitutto ti semplifica molto l'architettura, ti toglie tutto un po' il pretorioso che è spesso necessario quando ti fornisce una serie di adapter, e si tratta di moduli, e visto che qua si parla di un gesto, sono dei pacchetti delle VM, che permettono di interfacciarsi con i più comuni sistemi di chat, per esempio c'è Slack, c'è Air Campfire, che è la chat di GitHub, c'è PreChat, Telegram, insomma, per i più comuni. E questa roba come metteremo dopo implementarla è veramente a zero effort. Ha un generatore che ti fa lo scaffolding della cosa, anche se devo essere sincero non è piaciuto tantissimo perché il generatore non piace. Gestisce la persistenza, per esempio noi possiamo gestire lo storico della nostra chat, per esempio su Redis, per poi andare a fare auditing, vedere un po' che si dice le persone in questo modo. Una cosa che nasce un pochino più così è che nel mondo di Ubuntu si usa ancora CoffeeScript, che a me non piaceva niente, neanche quando era cool mi piaceva, adesso mi piace ancora di più. Però vabbè, insomma, poco male. Poi per quanto riguarda la parte delle API abbiamo scelto With AI, fondamentalmente perché abbiamo visto che è gratis, ha tante feature, è semplice da usare. Alcune sono un po' beta, per esempio la lingua italiana è ancora un po' beta, quarto d'ora prima di cominciare il talk, visto che non mi riconoscevo più le date in italiano e per un po' che prendere ferie è un pochino un problema, però dovrebbe funzionare. Niente, poi anche la parte di special recognition, che comunque ci sembra interessante, adesso non l'abbiamo tirato in ballo, però magari in un futuro mai no. Google API invece è una cosa che abbiamo già usato un pochino, ci piacciono perché sono veramente potentissime, ha uno strumento di automazione secondo me era molto sottovalutato, quindi anche per cominciare a utilizzarlo ho usato questo bot. C'è un API Explorer che permette di esplorare tutti i 6 milioni di parametri che permette di usare e sono un po' noiosine da mettere in piedi perché per esempio c'è da fare implementare wow per i vari utenti che decidono di usarlo, però abbiamo un service token, ossia praticamente un token unico per tutta l'applicazione che va sul calendario suo che poi viene condiviso con gli altri, però
vedere come funziona questa cosa quando eravamo parte di codice. Quindi, che obiettivi ci siamo proposti? Integrare un Mozilla facilissimo, basta installare l'adapter. Rispondere a queste domande frequenti, facile. Cara gente, su Vulkan è semifacile, nel senso che abbiamo incontrato qualche problemino lato di impegnare, però credo che dobbiamo cadere così. Quindi andiamo a vedere il codice. Se no, qua non si vede niente. Vedete tutti? Ok, molto. Allora, questa qua è la struttura che ci va a creare il generatore di UBOT. Cominciamo a vedere un po' che librerie stiamo usando, qualche package. Quindi abbiamo innanzitutto UBOT, ovviamente. Abbiamo UBOT Slack, che è il nostro adapter, come potremmo usarlo. Google Scripts, che è molto importante, che ci permette di personalizzare come funziona questo conto. Vedremo di quello fra poco. UBOT Rules in realtà è un pacchetto community di UBOT, se prima per questo dirlo. UBOT è molto interessante anche perché ci sono molti script plug and play che possiamo usare per fare media install di questi pacchetti e utilizzarli, che ci permettono di dare alcune feature al nostro bot, per esempio c'è quella per SQL CI, per vedere come stanno andando il nostro deploy, però quella roba lì non usava l'LP, quindi non ci interessava. Provo a testare questo qua che uso, che è quello che restituisce il registro robot, giusto per vedere come funzionava la funzione. E vabbè, ovviamente un po' di API, la libreria di condizioni di Google, questo qua dovrebbe essere un LP, e altri pacchetti di supporto, questo per leggere la configurazione della libreria. Quindi, andiamo a vedere un po' come funzionano gli adapter per cominciare. Quindi, noi semplicemente, quando vogliamo far partire il nostro bot, UBOT.dotem non viene con il generatore di UBOT, una cosa come se io, perché ho bisogno di leggere il file.m che c'è dentro le mie credenziali, dimenticatelo, per farlo partire. Noi possiamo dare un nome al bot, parlato con un'analisi semplicemente, passare un adapter, e va. E quindi questo qua è tutto quello che riguarda la parte integrazione del Mozilla. Vediamo a questo punto come ha fatto lo script. Abbiamo uno solo, che è quello che appunto ci permette di utilizzare UBOT AI per le feature delle linee. Ok, quindi di base funziona così. Noi nel nostro script esportiamo una singola funzione che prende un parametro robot, che è l'istanza di UBOT, e di UBOT, pardon. E una volta che abbiamo fatto le nostre inizializzazioni, in questo caso quando siamo andati a inizializzare una funzione di UBOT API, possiamo usare questa funzione respond. E la funzione respond funziona semplicemente fornendo una regular expression e una funzione. E questa funzione verrà eseguita quando noi rivolgiamo direttamente al bot una combinazione. Questo significa che deve essere presente il nome del bot nel messaggio, oppure se siamo in un canale privato comune, come nel caso poi della demo. E quindi se questa match, cioè in questo caso che speravamo delegare a tutte, UBOT AI abbiamo fatto match a tutto, allora verrà eseguita questa funzione. Quindi poi cosa stiamo facendo? Noi stiamo andando a prendere la nostra string di query e la stiamo passando a questa funzione che è l'utente innanzitutto, che ci permette di capire di cosa sta parlando l'utente a livello più alto. E questa funzione appunto va a chiamare API di UBOT AI e otterrà appunto il significato che il motore dell'LP ha dato alla nostra frase. Quindi adesso prima di proseguire, secondo me voglio vedere un attimo come funziona UBOT AI, perché sennò potrebbe essere abbastanza determinato. UBOT AI. Ok, l'UBOT AI è molto semplice. Si parte proprio addestrando questo bot. Quindi noi abbiamo un campo di gesto in cui possiamo scrivere delle frasi, quindi scrivergli nome, faccio, non so di niente.
faccio a prendere dei rimborsi spese? Quindi lui dice, io penso che sia questo, se siamo d'accordo possiamo dire validate, altrimenti possiamo scegliere un'altra entità, vediamo cosa volevo dire. Però l'entità appunto, questa sezione qua vediamo cosa sono le entità trattate dalla nostra applicazione. In questo caso è un item, ossia che è genericamente l'argomento, e quindi noi tra quattro vari values abbiamo messo permesso, malattia, salario, ferie, ore di lavoro, quindi le varie domande frequenti, più una richiesta ferie, che è la parte più interessante, che è quella che poi ci permetterà di andare a scrivere sul calendario. Qua abbiamo una serie di espressioni di focus da validare, qua abbiamo degli insight, possiamo dire la precision e il recall di questa entità. Precision significa quanto spesso le predizioni effettuate sono corrette, e il recall significa quante volte viene riconosciuto un'entità se c'è veramente una cosa. Teoricamente dovrebbe variare. E in ottobre noi abbiamo questa sezione con l'inbox, no, non c'è niente ancora, non c'è qua. Qua possiamo ricevere tutte le nostre comunicazioni che vengono inviate al bot e possiamo validarle o validarle appunto per proseguire con la destra. Detto ciò, torniamo al codice dove c'è scritto niente, quindi noi otteniamo una volta chiamato un link passato query, otteniamo una risposta fatta meno così. In qui abbiamo un oggetto entities, quindi abbiamo giustamente la nostra entità, un livello di confidence, quindi quanto è sicuro il nostro motore dell'IP per riconoscere questa cosa e i suoi valori. Qua per esempio abbiamo un esempio di una richiesta di ferie, cioè qua è molto sicuro che questa richiesta di ferie è molto sicuro che sia stato mandato anche un intervallo in cui richiedere queste ferie qua. Però andiamo su script, se noi abbiamo abbastanza confidence che questo sia effettivamente costruito, noi possiamo alla funzione principale che se l'indice non è stato riconosciuto risponde banalmente no. Se vede che è una richiesta di ferie, allora va a recuperare l'intervallo e andare a aggiungere un evento su Google Calendar, altrimenti noi abbiamo un grezzissimo oggetto contenente le risposte potenti. E queste qua non sono risposte di altro, questo qua come sono risposte abbastanza finte e risponderà a questa qua. Qua abbiamo anche un helper per scrivere sul calendario, se non oggi sappiamo per vedere come funziona, non è particolarmente interessante, ma usare la questione di GFT per scrivere sul calendario. Quindi, proviamo a vedere se funziona. Ecco qua. Allora, quindi, sono qua, l'ho chiamato Mario, perché ho tantissima fantasia, quindi possiamo chiedergli come devo fare se ho fatto uno straordinario? Questo è stupido, ok? Secondo me è risposta abbastanza stupida, ok? Perché l'ho fatto di sì. E proviamo una cosa di interessante. Ho voglia di andare al mare. Male l'intent, perché questa gli è sembrata una richiesta di ferie, ma in realtà era una richiesta di informazioni. Beh, però le date non c'erano, e anche il giusto che dica qualcosa di la data. La risposta sarebbe essere quella, come faccio ad andare in vacanza? E poi le ferie che c'è sul calendario, proviamo subito. Allora, voglio andare al mare da domani, fino a Ferragosto, perché c'è un po' di andare. Questo è un po' di andare. Ok, se ci siamo,
Se è così facile vengo a lavorare da voi, ripensandoci. Sì, sì, però ci ha detto che ti ricontatteranno, quindi questo però ci porta all'ultimissimo punto giuro della cosa, che è cosa abbiamo imparato da tutto questo. Allora, training non esistono, perché come che facevo, si rompe qualcosa, come per esempio prima la roba del mare, quindi adesso bisognerebbe andare su WIT, refresciare questo, che non lo refrescia, sì, sì. Prendere la lamina, vabbè, non lo so provare. Non è bellissimo fare training. E come diceva Paolo, toccare subito una cosa da prendere magari potrebbe essere un pochino presto, quindi bisognerebbe in realtà mantenere uno stato di conversazione. Questo non è banalissimo, e bisogna anche scrivere, cioè ingegnerizzare come si fa questa conversazione, perché sono soltanto quattro risposte completamente, diciamo, semplici. Quindi per avere una. Se posso interrompere, quello dipende dal processo aziendale, perché va bene che prenda nota e poi qualcuno effettivamente decide se poi davvero andare in vacanza se sì, 9 sì, mesi. Ok, sì. Adesso ti dico. Questo tutto non è una risposta a tutte le problemi, diciamo, perché per esempio la maggior parte delle cose su Google si basano sulle regular expression. Ad esempio, se vuoi andare a fare un deploy su SQLCI, uso dei comandi come se fosse una scelta, non lo uso in tutto. Un'altra cosa che ho imparato è che BTI supporto BTI ancora abbastanza in beta, appunto perché un'ora fa mi sono spessato completamente il dato in italiano, ho dovuto risalvare e riattestarlo al volo mentre lo seduto là. Adesso funziona. Quindi, sì, se volete, qua c'è il link a questo progettino, se volete provarlo, non volete dire niente di che, però è il nostro playground. Va bene, io ho finito, sono domande? quello dovrebbe essere la discrezione del dipendente, non dell'azienda.
a quel punto si può riconoscere e dire sì, questo può parlare con il mio bot, questo è il grazie a tutti.